Giardinieri, buonasera. Buonasera giardinieri. Come state? Io sono in perfetta forma pimpante. Oggi correrò e farò la diretta insieme. No, non è vero. Non sarebbe possibile. Anche proprio per questioni, diciamo, di traballamento. Aspettiamo che si colleghi qualcuno e poi parliamo di... Vi spiego in quanti modi può guadagnare un'azienda di giardinaggio. In particolare parleremo di quello che si chiama modello di business e quindi quali sono i modelli di business. Ciao Lino Vallone, buonasera. Quali sono i modelli di business possibili per un'azienda di giardinaggio? Diciamo quelli base che poi possono essere infarciti di altre funzioni, di altre possibilità di ricavo. Ok, però parleremo di un concetto fondamentale, visto che c'è poca chiarezza nel settore ed è quindi bene far luce. Come andiamo Lino? Dove sei? Visto che per ora siamo io e te, insomma, chiacchieriamo io e te. Possiamo parlare di Induja, possiamo parlare di tante cose. Le piscine come vanno? Poi noi ci sentiamo lunedì, questa settimana dobbiamo rimandare. Poi lunedì facciamo il piano definitivo di tutto. Tuscany. Ok? Aspettiamo ancora 30 secondi. Sorpasso la ferrovia. Poi iniziamo a parlare di modelli di business. Lo so che le dirette a quest'ora sono molto difficili per trovare i giardinieri, ma purtroppo dopo c'è anche Francia, Germania. E poi voglio fare in questo periodo dirette rapide, così giusto un attimo per... Quindi GVD... No, scusami, non te l'ho detto prima, perché devo risentire i ragazzi per fare il punto della situazione prima di iniziare a impostare quel lavoro. Quindi poi al massimo lo facciamo a distanza, tanto abbiamo visto che cambia poco. È entrata una seconda persona, non la vedo, non vedo il nome. Se ci sei, batti un colpo, palesati con un commento. Come mi sentite innanzitutto? Io sono per strada e ho sempre, più che in casa, il patema d'animo riguardo all'ausculto. Ok? Bene. Allora, sono Alessandro Di Fonso. Sono l'esperto numero uno di marketing e comunque in generale di crescita. Ciao Enzo Puppi, buonasera e benvenuto. Non so se sei mai stato ospite di una diretta di AgriCoach e quindi benvenuto, così questa sera approfitterai anche di queste importanti informazioni che quotidianamente o quasi divulgo su questo canale e poi vengono passate sul canale YouTube agricoach.difonso, strategie per giardinieri di successo, dove ci sono quasi 200 video e quindi quasi 200 ore di formazione assolutamente gratuita, che dovrebbe essere una parola che vi piace tanto, no? Gratis, su come far crescere le vostre aziende di giardinaggio. Bene, quindi sono esperto per questo, perché ho studiato e applico il marketing. Sono esperto perché ho fatto il giardiniere come voi, quindi ho avuto gli stessi problemi, gli stessi disagi con i clienti, le stesse gioie con i clienti. Ho fatto giardini da più basso livello a giardini molto importanti in tutta Italia, quindi conosco bene, so bene come far crescere, come consigliarvi per far crescere la vostra azienda di giardinaggio e soprattutto quello che è il mio consiglio quotidiano è quello di implementare delle strategie di marketing. Allora, faccio questa diretta perché oggi girovagando per il web, girovagando in vari gruppi Facebook relativi al giardinaggio, ho notato che un giardiniere, c'era un dibattito, diciamo, si stavano un po' scannando riguardo appunto a questioni economiche sul giardinaggio, gente che paga poco, quanti soldi si possono fare con il giardinaggio, e c'era un giardiniere in particolar modo che diceva che lui usciva 150 euro al giorno per persona e quindi un'azienda che ha
per ogni persona non può fare più di 150 per 5 fa 750 per, quindi 750 euro a settimana per 50 settimane lavorative, ammesso che abbiamo 50 settimane lavorative, quindi non può fare più di 35.000 euro a persona, ok? Se non ho sbagliato qualcosina in più, 37.5 magari potrebbe essere, vado a memoria, vado diciamo a intuito, quindi a calcolo mentale, considerate che sono sveglio dalle 5 e mezza stamattina e quindi può essere anche che io perda qualche colpo. Ok, quindi diciamo, quando qualcuno diceva no, si può guadagnare di più, lui diceva no, ma le ore sono quelle e quindi più di un tot, mettiamo che uno possa uscire anche a 200 euro o a 250 euro a giornata, cioè comunque cambia poco, 35, 40, 45 mila euro per persona impiegata, quindi il giardiniere e magari gli aiutanti qualora ci siano, ok? Questa cosa è vera, cioè nel senso è chiaro che poi ci può essere qualche giardiniere in grado di chiedere di più, sia perché è più bravo da un certo punto di vista, sia perché magari è da molto tempo sul mercato e sia perché perché è più bravo, ecco, c'è qualcuno che possa chiedere, ciao Pio Michi, buonasera. Ok, quindi questa cosa sì, da un punto di vista è vera, però da altri punti di vista è molto, molto falsa, perché in realtà ci sono tre possibilità, tre modelli di business differenti. Che cos'è un modello di business? Un modello di business è come un'azienda crea e distribuisce valore, cioè un'azienda di giardinaggio come fa ad avere i ricavi, a chi vende per avere i ricavi, in che modo vende, che cosa vende per avere i ricavi. Il primo modello di business, che è quello base, che io chiamerei modello di business del giardinaggio base e triste, che è quello più adottato dalla maggior parte dei giardinieri, che è quello che prevede il fatto di diventare tristemente dipendenti di se stessi, cioè di fare il giardiniere da solo, quindi di spaccarti la schiena, le spalle, le mani, che arrivi a 50 anni, ti cascano le cose dalle mani, non ce la fai a piegarti dopo che ti sono cascate le cose dalle mani, quindi c'è un casino, perché devi avere costantemente, avete presente quelle manine, quelle per prendere la roba negli armadi? Ecco, quella è la vostra fine se non pensate a sviluppare un'azienda come si deve e iniziare un attimo a preventivarvi da queste problematiche, perché il giardinaggio è un lavoro usurante, ok? Ve lo devo ricordare ogni sera, ma il giardinaggio è un lavoro usurante e quindi si consiglia di costruire un'azienda vera e propria nella quale possiamo impiegare giovani leve, giovani leve, fresche e forti, in modo da far fare la parte più pesante almeno del lavoro o in toto il nostro lavoro di giardiniere, perché un giardiniere ha una partita IVA e quindi di conseguenza è anche un imprenditore, ok? Quindi questo è il primo modello di business, ok? In questo caso proprio quello che avviene è un puro scambio tempo per denaro, ok? Che è sicuramente la situazione lavorativa più svantaggiosa che ci possa essere, anche perché è chiaro che soprattutto per mansioni base, quindi diciamo per imprese di giardinaggio che fanno manutenzioni e quindi mettiamo dentro anche tagli prato, tagli siepe, che sono operazioni diciamo a basso valore aggiunto, quindi non è che ci vogliono dei geni, no, basta che uno lo fa una settimana, poi c'è chi è meno bravo, chi è più bravo, ma tanto chi è meno bravo abbassa il prezzo e comunque lavora sempre levando il lavoro a chi è più bravo e che fa solo manutenzione, ok? Questa diciamo è la situazione peggiore che noi possiamo trovare nel giardinaggio, è purtroppo, e non se ne capisce il motivo, è anche quella più diffusa, ok? Quindi il giardiniere dipendente di se stesso, che non ha dipendente, scambia le sue ore per tempo, il suo tempo per una tariffa per denaro, ok? E come saprete, no? Ci abbiamo 24 ore al giorno, qualche ora dobbiamo magari pure dormire, ci abbiamo una famiglia, dobbiamo fermarci a mangiare, dobbiamo lavarci, ci abbiamo dei bisogni fisiologici, e quindi più di quelle 10, 11, 9, a seconda dei periodi, ore, non ce l'abbiamo. E quindi le nostre possibilità di guadagno sono fortemente limitate, ok? Quindi rientriamo ovviamente nel caso in cui possiamo definire vera l'affermazione di quel giardiniere. Il secondo modello di business, che
un giardiniere può avere, quindi quando diventa un po' più imprenditore, è quello di impiegare delle persone, ok? Quindi impiega delle persone, in questo caso ci allontaniamo un po' di più dallo scambio tempo per denaro, perché non lo facciamo solamente con noi stessi, ma lo facciamo con dei nostri dipendenti, e andiamo a vendere il lavoro dei nostri dipendenti sicuramente a una cifra minore rispetto a quella che percepiamo. Ad esempio, ci facciamo dare 25 euro l'ora e magari loro ce ne costano 15, 14, 16, dipende dai contratti, o magari anche 10, 8, a seconda se fate i furbi o meno. E visto che la furbizia, da questo punto di vista del giardinaggio, o la nerizia, che è molto diffusa, ci sta che questo avvenga. E quindi già le cose in questo modo diventano un po' meglio, ok? Dunque, stasera siete proprio quattro gatti. Io non ho voglia di fare dirette il 3 sera alle 9:30 da giardinieri, veramente una sofferenza. Così come diventa poco motivante parlare a poche persone. Comunque, abbiamo iniziato e così continuiamo. Poi gli altri vedranno in differita questa importante diretta. Il terzo modello, invece, quindi mano a mano che cresciamo, andiamo verso una situazione migliore e ci allontaniamo sempre di più dallo scambio tempo-denaro, ok? Quindi nel primo caso, dipendente di noi stessi, siamo noi, più di 8 ore al giorno non ce l'abbiamo, ok? Facciamo magari manutenzioni, prendiamo veramente briciole, minimo indispensabile, facciamo una vita di stenti, non abbiamo mai uno stipendio soddisfacente, arriviamo a una certa età, siamo tutti fracassati, non ci riusciamo a muovere, e l'inverno con meno 5 gradi ci tocca alzarci alle 6 di mattina e magari andare a fare le siepi quando non riusciamo nemmeno più a alzare le braccia, come è successo a me già a 32-33 anni, quindi tutti i trapezi, questi muscoli qua totalmente bloccati, non potevo girare il collo, la mattina per alzarmi non potevo alzarmi alzando il corpo, dovevo rotolarmi di lato per cadere, diciamo, quasi per terra. Quindi questa era la mia situazione, una situazione, diciamo, piuttosto frequente in tanti giardinieri, a meno che non siate degli uomini bionici. Poi c'è il fatto di avere dei dipendenti e quindi andare a marginare anche sugli altri, la situazione comincia a diventare ancora più interessante, e c'è una terza situazione dove le cose possono diventare ancora molto molto più divertenti. È quando riusciamo a includere nel modello di business il fatto di poter fare dei lavori in outsourcing, ok? Sapete che significa outsourcing? No, ve lo dico io. Significa che voi prendete il lavoro e lo fate realizzare ad altri. Quindi significa che voi avete, diciamo, la possibilità, avete, che ne so, un sito dove fate pubblicità, avete delle pagine social dove fate pubblicità, pubblicizzate dei servizi che non erogate voi in primis direttamente, ma che fate fare da altre aziende. Ad esempio, io facevo con grande gioia, mi appoggiavo ad un'azienda che faceva idrosemina, ok? Sapete, insomma, la semina, quella col collante. Ciao Rafa Esposito, come stai? La semina, quella col collante sulle scarpate, ok? Per trattenere le scarpate e per rivendirle. Cioè, il principale scopo era quello, appunto, di evitare che cascassero. Lavori soprattutto stradali, ma ci sono stati anche dei lavori fatti con privati. Avevo questo servizio presente sul mio sito, e ammetto qui, insomma, comunque ero giovane e meno ferrato di adesso, che in un sito dove erano presentati i lavori al top di realizzazione giardini, inserire anche una sezione idrosemina, anche se un po' nascosta, era, diciamo, un po' deposizionante, ecco, cioè era un po' voler far sembrare che uno volesse fare tutto, però in realtà era messa un po' nascosta e ogni tanto qualcuno ci capitava, oltre al fatto che io svolgevo anche un'azione sotto banco, quindi un'azione imprenditoriale con la quale andavo, diciamo, a contattare comuni
o entità varie che appunto facevano lavori stradali. 3-4 volte l'anno entravano questi lavori qua. Questo significava, tra l'altro, idrosemina si effettua su grandi superfici. Ci sono vari tipi di idrosemina. Considerate che mediamente potevi anche chiedere 2 euro e mezzo, 3 euro, a seconda della pendenza della scarpata, no? Perché a seconda della pendenza vanno fatti più passaggi sulla scarpata con lo spruzzo, a seconda della pendenza vengono usati alcuni collanti piuttosto che altri. Vanno qui, il verde pubblico lascia un po' a desiderare, guardate, sono le spighe di grano abbastanza alte. Quindi 3-4 volte all'anno entravano questi lavori ed era una vera gioia, perché mentre io ero in un altro cantiere a controllare un lavoro o in viaggio o da qualsiasi altra parte, anche a dormire, praticamente questa azienda andava, no, in realtà io andavo sempre, andavo perché ero, diciamo, il trade union, cioè ero quello che conosceva il committente, quindi mi incontravo con queste persone che arrivavano dalla zona di Padova per spruzzare questi prati, li accompagnavo, li facevo partire il lavoro. L'unica precauzione che bisognava avere era quella di avere un punto di approvvigionamento dell'acqua, bastava un canale, cioè era molto, tutto molto semplice. Loro arrivavano con le loro botti, i loro cannoni, e mentre io stavo lì magari a fumare una sigaretta, a quei tempi fumavo sigarette, guadagnavo soldi, ma tanti soldi, perché su superfici importanti la mia percentuale era molto molto interessante, perché era un lavoro ben pagato, quindi con elevati margini. E quindi capitava che, come una volta, ho fatto, io non mi ricordo, su quel lavoro lì feci forse 5-6 mila euro in 2 giorni, 3 giorni, ok? Senza far niente, ok? E questa roba qui, ripetuta 3-4 volte all'anno, mi portava 15, 20, 25 mila euro, ciao Alex, di lavori in outsourcing, senza praticamente impegnare la forza lavorativa delle mie squadre di dipendenti o addirittura mia, perché ho iniziato subito a fare questa roba qui. Già il primo anno avevo questi accordi, e già il primo anno, siccome lavoravo con i comuni per fare l'endoterapia, mi ero insinuato anche nella questione appunto del contenimento delle scarpate tramite tecnica di idrosemina. In realtà feci anche parlai a una conferenza a Barisciano, in provincia dell'Aquila, dove ero l'esperto che parlava di idrosemina. Me lo sono ricordato l'altro giorno, perché ho trovato un attestato che mi hanno dato per questo intervento qui che feci, mitico. Ero giovane, la sera prima ero tornato a Chieti, avevo incontrato degli amici in piazza, mi avevano convinto ad andare in discoteca dicendo: guarda, non ti preoccupare, torniamo presto. Poi siamo tornati tipo alle 2 o alle 3 e io alle 7 devo partire per Barisciano, che è circa un'ora da Chieti. Quindi sono arrivato, diciamo, non proprio in condizioni consone. In realtà poi un po' di tensione, un po' di adrenalina hanno fatto il loro gioco e la presentazione fu veramente un bijou. Luogo tristissimo, penso che fosse una specie di chiesa sconsacrata, un eremo, un convento, non mi ricordo. Comunque, in questo modo io ho parlato di idrosemina, ma potrebbero essere dei giardini verticali, potrebbero essere dei giardini pensili, potrebbero essere degli allestimenti di piante da interno. Io proponevo, in realtà si è fatto poco o niente su questo, un sistema, si chiamava un servizio, si chiamava Verde Indoor, okay? Con il quale la mia azienda si occupava di allestire gli uffici e comunque le case sia con piante da idrocoltura, piante allevate e coltivate in idrocoltura, sia magari con giardini verticali, che ho proposto e non sono mai riuscito a vendere un giardino verticale, cazzo, che in realtà ho sfiorato un mega appalto per una banca molto importante qui, però poi ero, diciamo,
Da questo punto di vista ero sicuramente un player del mercato inesistente, perché non avevo realizzati, mi appoggiavo a qualcuno, e fu preferita alla mia azienda un'azienda più importante che fa questo tipo di lavori tuttora in tutta Italia, che mi pare che sia quella che fa le varie mattonelle anche da mettere sui giardini pensili di... Mettete qualche like per favore, mi sa che non c'è manco un like oggi. Ciao Valentino Russo, buonasera. Oggi è proprio diretta, la diretta più triste dell'anno questa. Poche persone, niente like, una cosa scandalosa. Oddio, come si chiama quella ditta dell'Emilia Romagna che fa sia le mattonelle per giardini pensili, che fa anche giardini verticali? Oddio, se qualcuno se la ricorda, magari è proprio famosissima. No Geox sono le scarpe. Si chiama... Non mi viene in mente. Mettete il like, bravo Valentino. Io non vedo quanti like ci sono, perché tra l'altro la diretta di Facebook è impazzita. Anche oggi ho dovuto fare 3 tentativi per riuscire a farla partire, e secondo me ci sono anche problemi di notifiche alle persone. Penso proprio di sì, perché vedo anche su altri canali che seguo che non ci sono notifiche, che quindi in genere mi scattavano le notifiche e poi magari ripassare la diretta del canale che seguo e non era stata notificata. Quindi credo che Facebook abbia dei gravi problemi. È chiaro? Quindi i 3 modelli di business: dipendente di se stesso, primo, triste; secondo, con dipendenti, quindi si riesce a svincolare un po' il rapporto ore lavoro denaro. Io le notifiche, nonostante c'è tutto campanella attivata, non me ne arriva mai una. La prima ti arrivava? Scusate, solito tunnel carpale. In realtà ora inizia anche la schiena, perché non posso nemmeno camminare sul duro. Siccome facevo il giardiniere, ho la parte lombare a pezzi. Nonostante io abbia delle scarpe favolose, New Balance con l'ammortizzamento massimo, perché peso 90 kg, quindi quelle col ammortizzamento 3, ok? Nonostante questo, appena faccio un po' più di passi sul duro, sono fottuto. Comunque, torniamo ai modelli di business e non alle mie scarpe da running, ok? Ciao Maurizio Mingola, buonasera, benvenuto. Quindi, primo modello di business: dipendente di se stesso. Secondo, avere dipendenti e quindi guadagnare anche su altre teste. Terzo, avere dipendenti, guadagnare anche su altre teste e fare lavori in outsourcing, cioè offrire servizi che noi non riusciamo, sia per competenze, sia per tempo, sia per carenza di attrezzature, non riusciamo ad erogare, ma stringendo delle joint venture, quindi delle partnership con altre aziende che si occupano di questo, riusciamo a guadagnare senza far niente, ok? Andando, diciamo, a aumentare in maniera molto molto importante il nostro fatturato, perché lo andiamo a svincolare dalle ore, appunto, che o noi personalmente o indirettamente tramite gli operai, i dipendenti che abbiamo in campo, riusciamo a fare. Quindi possiamo ipotizzare di avere 2, 3, 4 cantieri aperti dove stiamo realizzando dei giardini, e avere un quinto cantiere aperto dove questa azienda ipotetica va a fare la nostra edosemina, va a fare il nostro giardino verticale, va a fare il nostro giardino pensile o tanti altri lavori che comunque possono essere correlati al giardinaggio. Qualcuno di voi ha mai sfruttato queste possibilità? Una cosa che si può fare sicuramente per chi fa potature e abbattimenti, che crescendo di livello e volendo andare a marginare di più grazie alle realizzazioni, magari arrivato a una certa età si rompe pure le palle di appendersi agli alberi o di caricarsi, di buttarsi su cestelli che, diciamo, per quanto stabili, per quanto abbiano sistemi di sicurezza, è meglio stare a terra con i piedi per terra in tutti i sensi, piuttosto che stare in cielo su una macchina che magari, insomma, può essere anche stata mal mantenuta e quindi non fornire tutte le garanzie del caso riguardo alla nostra incolumità fisica. Qualcuno di voi utilizza
ha mai provato, ha mai pensato di fare lavori in outsourcing? Ecco, Valentino Russo, infatti pensavo proprio a te per gli alberi. E è chiaro che magari d'inverno, quando c'è meno lavoro di costruzione, uno lo possa fare direttamente. È altrettanto chiaro quando d'estate, che magari abbiamo degli impegni che ci interessano di più, possiamo subappaltare questa roba qui. Tra l'altro ci sono delle aziende, siccome in Italia ci sono più arboricoltori che cani, scusate, sono più arboricoltori che cani, ci sono tanti arboricoltori che si divertono a guadagnare meno e quindi non si preoccupano di avere un loro sistema di acquisizione clienti, ma si appoggiano solo esclusivamente ad altre ditte che li chiamano, ok? Così furbescamente che succede? Loro guadagnano meno, no? Cioè c'è qualcun altro che guadagna sul loro lavoro e loro, per non sbattersi, per non mettere in piedi un sistema di acquisizione clienti, un sito web, una pagina social, fare un po' di comunicazione, ma anche semplicemente contattare direttamente amministratori o muoversi un po' sul mercato, fanno una vita ancora più brutta del primo modello di business, cioè quando lavorano tipo fornitore, tipo all'ingrosso, quindi non solo sono appesi agli alberi, non solo vanno sui cestelli, ma guadagnano pure poco, ok? Meno di quello che dovrebbero guadagnare. È sempre una questione di scelte, ok? In tutto questo gioco è chiaro, e anche diciamo è sempre più chiaro e molto viene da sé, che quando uno approccia il terzo modello di business, qui c'è un casino ragazzi, tra l'altro vedo lo schermo tutto appannato, c'ho pure lo schermo appannato oggi, quando abbiamo dipendenti, quando abbiamo lavori in outsourcing, è chiaro che la nostra attività deve diventare non più di giardiniere in campo, ma deve diventare una vera e propria attività imprenditoriale pura, cioè nella quale voi, invece di stare a fare i lavori che dovrebbero fare le scimmie al posto vostro, vi mettete a tavolino e rispolverate i neuroni, okay, che magari si sono assopiti nel tempo, okay, o si sono diciamo rintronati con il moto, con il rumore dei vari decespugliatori delle vostre motoseghe Steel 850 di cilindrata, 1700 cavalli, truccate con la marmitta Akrapovic, non so come si chiama la marmitta delle moto, per fare più rumore, no? Perché comunque è bello che la Steel vada su di giri a 25.000 giri e che vi faccia uscire così dal lavoro con una capa tanto. Magari non mettete manco le cuffie, ora forse di più, ma prima, quando ho iniziato io non le mettevo mai. I primi 2-3 mesi di lavoro non mettevo mai cuffie, poi finivo di lavorare, mi chiamavano al telefono, non sentivo niente, e ho detto ah, sarà il caso di comprare delle cuffie prima che io diventi sorda. Nonostante questo, i miei dipendenti, appena mi allontanavo dal cantiere, dove li obbligavo a tenere le cuffie, o io li obbligavo quando ero sul cantiere, appena mi allontanavo di 50 metri se le levavano tutte. Allora io giravo e li beccavo, li cazziavo, rimanevo un po' là e per 2-3 giorni non le levavano. Poi tutto riniziava da capo, perché è sempre così se non prendi le palle in mano e licenzi qualcuno. Bene, giardinieri, io vi auguro una buona serata. Mi raccomando, stasera c'è un partitone, cioè Francia-Germania, imperdibile. Sulla sicurezza sono fissato, castigo anche mio padre soprattutto per le cuffie, sì, ma perché cioè uno ci si fa male veramente, ci si può far male, e se non ci si fa male magari passano, Dio, cioè passano, ti fanno la multa, questa cosa diciamo è, vedendo quello che succede in giro, diciamo forse è molto rara come cosa. A me sinceramente per fortuna non è mai successo, ma insomma in base a quello che, ciao Flavio Pento, buonasera, in base a quello che si vede in giro anche in lavori stradali non pare che ci sia molta attenzione da parte degli organismi di controllo nello stare lì a multare chi non rispetta le leggi sulla sicurezza. Più che altro vanno rispettate per noi stessi e per proprio per la salubrità, per la salute dei nostri dipendenti. Bene cari giardinieri, sarebbe quasi ora di iniziare a accelerare il passo, ok?
perché sennò poi alla fine senza sudare poi non mi posso nemmeno permettere di mangiare quella mezza fetta di pane che è preventivata se faccio una corsa normale. Quindi io vi auguro una buona serata e come sempre brindo alla vostra evoluzione. Ciao a tutti dall'Agricoach. Ciao.